Ok, in realtà l'idea era di aspettare un poco, non farla partire subito, ma alla fine dei giochi, ma che cazzo ce ne fu? Tanto il punto cruciale è sempre fare la stessa cosa, il punto finale continua a rimanere a fare sempre la stessa cosa, quindi che inizio prima, che inizio dopo, che inizio 5 minuti prima, che inizio 5 minuti dopo, il punto non cambia. Sistemiamo un attimo la cammina che... Ok, almeno non si vede quel pezzo di monitor infrangente. Stasera non so come sistemare. Cioè, non ho come sistemare. Stasera con gli occhiali mi vedo un po' impedito. Ok, senza perdere tempo in chiacchierelle, senza perdere tempo in stupidaggi, ci cioè andiamo a fare queste due partite online. Magari si può parlare di Margas, che sembra essere... Oddio, sembra essere il demolitore dei prossimi 15 giorni. Sicuramente chi non prende Mar cioè chi prende Margus avrà il ranking facilitato da qua alla fine del ranking. Tanti agrumi, grazie tanto. Sicuramente chi prende Margus avrà il ranking facilitato da qua alla fine del mese. Sicuramente chi non lo prende no. C'è anche da dire che Michael, cioè tipo io che ho bruciato Michael. Michael ora è un aggravante? Michael ora serviva? Bella domanda di quello di cazzo. Alla fine, in una maniera tutta strana, sono riusciti a completare una formazione. Nella maniera più strana possibile, sono riusciti a completare la Euro debuff. Cioè, tu non è che tu dici... ho visto Techeri, ho visto un pochino. Uè, Luchetto, ho visto un pochino, mi dispiace. Solo che sono già triste per il mio compleanno, che è stato, penso, il peggiore in 32 anni di vita. Quindi non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta essere triste pure per la partita, sportivamente proprio parlando, va. L'artwork... Oddio, io sto corpo già l'ho visto, sta testa già l'ho vista, mi sembra tagliata e incollata. Sarò sincero. La cosa che mi fa ridere è che non hanno completato nessuna build, ma hanno completato la build di quelli là usciti al 3%. Non hanno completato nessuna build di tutte quelle uscite, ma hanno completato la build degli unici giocatori usciti al 3%. Cioè, guarda, c'è un misto di pazzie e di follie sta storia. Che una cosa indecente, hanno completato la build. No, non è che lo dico io per dire. Hanno completato la build di una squadra che praticamente non si vedeva da... cioè non esisteva fino a un mese fa, l'hanno completata mentre chi stava buildando da un sacco di tempo no. Quindi chi è entrato nel banner... Oddio, non sappiamo le stats di Margas, quindi non possiamo dire che Margas non sia, anche perché Margas... Essendo anche penalty area shooter come Snyder che può tirare da dove vuole, in realtà Margas diventerà la carta preferita da tutti. Cioè, già te lo dico pure a me, senza non perché a me piaccia Margas. Buonasera Aldo, non perché a me piaccia Margas, anzi io tendo normalmente a odiarlo, ma se devo essere sincero è la carta più spettacolare tra tutte quante, perché è tiratore dell'area di rigore come Snyder, quindi può tirare da dove vuole. Dentro l'area di rigore prende statistiche aggiuntive e brucia stamina e c'ha autointercetto. Che cazzo gli devono dare più a sto ragazzo? Cioè, ci manca solo che lo fanno volare e abbiamo finito. Gli hanno dato tutto. Non c'è un A che non gli hanno dato. Fantastico. Cioè, l'esecuzione, no? Fantastico. Fantastico l'esecuzione di come a questo Margas sia stato dato tutto, mentre ad altri no. Ma fantastica anche l'esecuzione. Di dire, no? Del fatto di dire che metà gioco è senza build, metà gioco è fermo là ad aspettare gli uccelli che camminano. Mentre, perché uno così deve dire, mentre un team uscito 15 giorni, un mese fa ormai, perché un mese fa, che sembrava non andare da nessuna parte, sta per diventare il team che ti spacca il culo, la tedesca. Manca ancora una marea di roba al team tedesco, tutto quello che vuoi tu, ti do perfettamente ragione. Però si è pullato nel banner 3 più 1, il banner più brutto, il banner dell'infamia, il banner che non ne parliamo proprio. Si è pullato nel banner dell'infamia, ora ti trovi a dire che faccio? Non lo prendo, Margas. Ma no, ma allora, a parte
A me sembrano personaggi da next gen. Da next gen intendo che. Gli devo mettere il flash Raichu, ho sbagliato. A me sembrano personaggi da next gen, nel senso che per me dovrebbero durare anche dopo. Probabilmente non durerà, questo poco, ma probabilmente non dureranno. Però sembrano personaggi next gen, sembrano personaggi che dovrebbero durare anche poco, anche dopo, no poco, anche dopo. Probabilmente, raga, non succederà, probabilmente dopo 10 giorni saranno buttati nel bidone della spazzatura, presi e buttati nel bidone. Il problema è che attualmente, se vogliamo parlare di ranking netto, le uniche squadre che stanno avanti sono letteralmente le squadre che giocano europea debuff. Se ora all'europea debuff ci aggiunge anche questo Margas, ma come, io ero 124, ma su 100, vabbè, ci aggiunge anche questo Margas, che è una spada in più, capito, una spada in più, ma non una piccola spada, è proprio una spada di così, cioè non è che tu stai dicendo, vabbè, ma gli hanno dato un mini boost, no, no, cioè mentre alle medie servirebbe solo qualche cartina, sai, giusto per aggiustare un poco qua e un po' là, non la rilasciano. All'euro debuff appena nata hanno rilasciato Michael, che Michael sembra scarso, ma in realtà Michael è un drago, anche se non è un drago offensivo perché non può segnare. E poi rilasci Margas, che è un mitra, cioè su carta, no, perdonatemi ragazzi, stamattina l'hanno detto su Discord. Aumentano le stats nell'area di rigore, ok, le stats non le sappiamo, quindi relativo, ma ok, può tirare da qualsiasi punto dell'area. GG, metterei, brucia stamina, quindi nel caso pure non segna, ha bruciato la stamina. A me su carta, però su carta, non perché io abbia su carta così a pensarlo, a me sembra mostro. Cioè lo voglio rileggere, ve lo metto a schermo, guardiamolo un attimo insieme, perché può essere che sono io che mi sto perdendo qualcosa di importante, ma non penso che mi sto perdendo qualcosa di importante, perché oddio santo, cioè è onnipotente come cosa, cioè veramente è veramente, ok, togliamo sto obiettivo, tanto non me ne frega, lo completiamo o non lo completiamo, penso che ci vado giù pesante lo stesso. Ok, allora immagini, dove sta? Ok, dovrebbe essere qua. Allora, annotazione dei dev, ok, Margus T, sta scritto T? Se T è rosso, perché loro mettono Togness, quindi è rosso. Ok, anche lui rosso, non capisco perché anche lui rosso. Vabbè, rosso. Penalty area master. Bond, che poi in realtà è debuff. Penalty area shooter, quindi può tirare da dove cazzo vuole lui. Counter move stamina. Auto intercetto. E skill block cancel. Questa nuova versione di Margus viene con un nuovo 1-2. È un bond che diminuisce le statistiche degli avversari. Con penalty area master e penalty area shooter può rilasciare potentissimi tiri da ogni parte del box, bla bla bla. Anche se missa, nel senso anche se non riesce a segnare, può comunque diminuire la stamina del portiere avversario. Counter move stamina. Which can lead to Morgul score opportunities. Vabbè, ti dice praticamente, non, anche se non dovresti segnare, comunque alla fine ti brucia la stamina, ti fa il buco nel petto. E c'è anche auto intercetto, che comunque mette pressione, perché auto intercetto mette pressione. Ricordiamoci che lui non ha skill cancellabili, quindi comunque se lo matchi potrebbe teoricamente toglierti il pallone, anche perché ormai il pallone te lo tolgono tutti. Cioè 20% è il nuovo 100%, quindi tutti te lo possono togliere il pallone. Se proprio vogliamo parlare da un punto di vista realistico, a me sembra forte. Poi, oddio, magari esce come Snyder. Oddio, che è? Cos'era quel pagamento? Ok, magari esce come Snyder che... Fatemi vedere che è questo pagamento. Ah, ok, non è niente di che. Esce come Snyder, che sembrava fortissimo, ma poi in realtà era... Sapete benissimo com'era Snyder.
Oddio, le situazioni sono tantissime, si spera sempre nel meglio, ma intanto, siccome è giusto che lo debba dire, ragazzi, ma se voi giocate a questo gioco, amate questo gioco, la cosa che vi piace di più di questo gioco è proprio le Dream Ball, ma perché non utilizzate il fantastico 10% di rimborso cashback away? Cioè, ma stiamo scherzando, ma stiamo parlando male, stiamo parlando all'incontro. Perché se stiamo parlando male, a me mi sta bene, ma se vogliamo parlare in maniera giusta, questo non è nient'altro che l'unico servizio che ti dà il cashback. L'unico servizio cashback caro. Vuoi un po' di cashback, fratello? Sta là! Non vuoi il cashback, fratello? Non sta là! Ma se tu il cashback lo vuoi, solo qua puoi andare. Cioè, la risorsa, la realtà è una. Se il cashback tu volere, solo qua puoi andare. Io intanto riavvio il client. Quindi, in tutta la soluzione, se vuoi il cashback, questo fantastico cashback, solo qua puoi venire. Ragazzi, mi dispiace, so che ci sono i competitors, so che dall'altra parte dello schermo ci sono i competitors che vorrebbero così tanto eguagliare le offerte che vengono offerte qui, ma non c'è possibilità di eguagliare queste offerte. Non c'è possibilità. Non c'è possibilità di eguagliare delle offerte così toste, forti, che poi più spendi, più coupon VIP escono. Cioè, non è solo 1, 2, 3, è affraccata, capito? È pum, 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 pum. Io fossi in voi, mi butterei. Poi vedete voi, cioè, nel senso, economia vostra. Io non sto là a parlare dell'economia degli altri. Non sarò di certo io a convincervi a shoppare. Per l'amor di Dio, l'economia è vostra, decidete voi che cosa fare e cosa non fare. Ma insomma, che cosa c'è di meglio di questo? Ok, possiamo andare con un'altra partita, quello che dovevo dire, l'ho detto. E andiamo avanti. Ok. Allora, questo mese non sto giocando proprio, sto andando proprio a retroso, nel retroso, nel retroso, nel retroso, nel retroso, nel retroso, nel retroso, sto crashando, Sto mese, non lo so perché tutti gli aprili e tutti i maggio devono essere delle catastrofi assurde, ma così è. Ok, Wicked Andrea, come avete visto, il mio team si chiama Wicked Andrea perché è copia e incollata da Wicked Andrea, punto stop e da capo. Vediamo un pochino come si abbatte venerdì stondata. Il retap è pure buono perché comunque naturezza fa il buono e il cattivo tempo. Da notare come sto matchando instant, da notare come mese scorso beccavo solo bot, mentre ora sto beccando tutto tranne che bot. La parte divertente è che mese scorso, negli ultimi giorni di ranking, avrei dovuto beccare solo persone vere, beccavo bot. Ora che dovrei beccare bot, becco solo persone vere. Bellissima la scelta stilistica, ma va bene così. Noi non diciamo niente, a noi va bene. Noi, chi siamo noi per la FLFC? Perfetto, parte lui, palla al piede. A noi non ce ne frega niente. Perché non ce ne frega niente? Ve lo dico subito. Perché avendo tutti quanti in attacco, Andrea se l'è pensata bene. Avendo tutti quanti che non sono sigillabili tranne Matsu, a me non fotte un cazzo. Cioè, a me realmente non fotte un cazzo di lui. Chi matcha, dove matcha, perché matcha. L'importante è che va. Ok, ma ha superato. GG, GG. Ah, mettiamo la chat a schermo così non mi. No, non mi scompisciascio. Ok. Ah, la chat a schermo non me la. Vai, Shizaki! Grande campione Shizaki. No, non c'è il. No. Ti devo dire. Bravo, eh? Ma com'è forte sto raga. Ma com'è bravo sto raga. Ma com'è forte sto raga, mamma mia! Ma com'è forte sto ragazzo! Ah, tanto tira. Qua mi stai chiedendo se sono un bot. Dammi fa aprire la chat a schermo. Ok, posso? Grazie. Ok, lui tira per 75, io paro per 79, teoricamente dovrebbe essere parata. Carina l'azione come partita. Critico, altrimenti era 30, più o meno, ma l'ho vista animazione troppo veloce, quindi è gol. Cioè mi ha segnato nonostante io abbia grittato. Ah no, no, l'ho parata, l'ho parata, l'ho parata. Oh.
Tsubasa, Tsubasa, Tsubasa non sa cosa fare. Aspetta di matcharne uno. Ed è lui, Matsu, di Amazing One. Ok. Ma noi siccome siamo dei signori, almeno io sono un signore, non so voi. Siccome siamo dei signori, io faccio passaggio all'indietro. Lui ora penserà che io faccio passaggio e quindi me la prendo. Si è attrezzato il bastardo, si è attrezzato. Quelli più crescono, più bastardi diventano. Ok, doppio matchup, ok, perfetto. Prima, ah, singolo matchup, cazzo, doppio matchup. Ok, passaggio dell'Aquila Areante. Cross difensivo, vai. Non ho visto manco chi ci sta. Perfetto, palla presa. Cross, boom, fallo. Buonasera, Chicchio. Ok, ora palla Yuga. Yuga, sì, senti, mi vado ad iniziare a prendere la birra. Chicchio, fammi gli auguri prima che scadano sti 45 minuti. Fammi gli auguri mo. Che poi scadano sti 45 minuti. A chi si è visto, si è visto. Ah. Bella azione, complicata al punto giusto, cioè complicata, che da fa? Da fa solo lì, attirerò verso di me e poi gli darò una cavata in bocca, let's go. Io forse intendo la passerei a Yuga perché Yuga è matchabile, ma la darei a più persone. No, non ha capito. Sigillo, dove sta? Ma tutto a posto. Tanti auguri! Niente, non riesco. La partita è statica come un pezzo di legno. La partita è statica come la merda, come pezzi di legno sopra le panchine. Non, buh, va bene, ok. Ok, va bene. Oddio, che era strano. Senti, ti dico la verità. Mi sento un po'. Mi sento un po' scammato. Mi sento un po' scammato. Sto giro ce la fai a tirare, ah, complimenti. E beh, cazzo. Figa. Olè, ce l'abbiamo fatta, abbiamo tirato. Olè, bravo, il campioncino. Allora, io sto in full power, lui no. Con grazie a Matsu c'ha le mie stesse stats, ma io c'ho il critico. 69,6. Ok. Diciamo che già mi avrebbe fa dovuto fare due gol, ma minimo proprio, eh. Ma ok. No, ma non. Cioè, nel senso, non. Non dove hai fatto? Il tempo è andato, il tempo è finito. Cioè, tieni, gente. Prenditi questa palla, fai di te ciò che vuoi. Vabbè, non fa niente. Ah, questo primo tempo era un tempo di. Non mi ricordo neanche se sono partito io e partito lui. Era un tempo di riscaldamento, era un tempo blando così, giusto per. Gli ho pure ricaricato. Gli ho fatto un po'. No, che Kiki, quando la mia vita inizia ad andare a rotoli, no? Io passo, ma ho iniziato io a palla al piede, mi ricordo perché ho fatto passaggio da qua giù a qua giù, era la partita di prima, non mi ricordo.
No, ha iniziato lui, ok. Quando la mia vita va strana o c'è qualcosa che non mi piace, tendo a estremo ironizzare o arrivare ai limiti della soglia del delirio per non pensare a tutto il resto. Siccome oggi per me i miei compleanni sono uno di quei giorni che non ce la faccio, non li reggo, non ce la faccio, è più forte di me, sto male. I compleanni sono una di quelle cose che non riesco proprio, cioè per quanto io ci provi, alla fine rimane, succede sempre la stessa cosa, che io ci provo a passare un compleanno in maniera sistemata, ma finisce sempre che a fine giornata mi pento di anche soltanto di essere sceso di casa, cioè mi pento di qualsiasi scelta io abbia fatto. E anche stavolta, giusto per abbracciare la tesi, anche stavolta siamo andati uguali, quindi anche stavolta sono infelice, sono anche stavolta sono infelice di essermi anche soltanto mosso di casa. Qualcuno dirà sei un coglia. Oddio, non vi posso dire che non avete ragione. Qualcuno mi dirà che sono un coglia. Probabilmente sì, probabilmente no, non lo so perché non lo so. Però sì, va bene, nel senso. Penso che ci saranno momenti migliori. Per fortuna che il mio calo, per modo di dire, il mio calo in vita reale è stato in contemporanea con il calo di Dream. Sì, ok. Il mio calo in vita reale è stato in contemporanea con quello con Dream Team, quindi non mi trovo che ho lasciato il gioco, cioè nel senso che sto riuscendo a dare meno spazio al gioco in un momento pieno, vitale. O cose del genere. Quindi vabbè, sto ragazzo, il gioco ha deciso che lui deve segnare. Ma io per quanto. Buonasera, Angelo. Io per quanto mi possa impegnare o per quanto mi possa massacrare, il gioco ha deciso che sta partita lui la deve vincere. Mo facci quello che cazzo ti pare. Vado, Angelo, vado. Anche perché la birra l'avrei fatto lo stesso, l'avevo detto perché era è la birra compleanno. Io penso che faccio due scivolate. Però Dio penso. Ok, dai, fai quello che devi fare, ok? Uno l'ha saltato. Vediamo se la mia previsione era corretta. Yosh. E la previsione era corretta! Fallo! No. Dai, cioè, ve la state vedendo tutta sta partita, ma quante volte? Quanti rimbalzi, quante scapocchiate sono successe? No, perché tu dici, vabbè, magari tu sei, ti suggestioni, non succede poche volte, sei tu che esageri, porco. Ok, solo 7 rimbalzi, 8 caparre, cioè una volta a me, 72 contro 79, critico up, 50 e 50, bucato. Sincero? Alzo le mani, cioè nel senso, alzo le mani, non penso che era un a livello di meritocrazia, non penso che era meritato come gol, né tantomeno dove la palla doveva andare perché io l'avevo presa con Ishizaki. Ma tanto sta andando così davanti a tutta la partita, ho imparato che quando inizia ad andare così, va così, punto. È inutile che ti fissi, è inutile che ti fai le pippe mentali, quando il gioco decide che deve andare, deve andare. Poco ci fai. Il gioco sceglie delle strade e tu le segui. Perché ah, forse è mezzanotte, Angelù. E a volte capita, devi aspettare mezzanotte quando fa così. A volte capita, è normale. Senti, penso che sta partita ho visto di tutto. Penso che sta partita ho visto di tutto. Non. Ok, una botta di RNG su 18 che. Vabbè, magari si saranno sbagliati perché il mese scorso era più lungo di questo mese, forse? Buttando là. Posso passare? Can I? Ok.
Gentilmente pareggio, non dico, sai, pareggio, 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 fuck, ok, Ishizaki. Ishizaki non è in full power, io sì, 62 contro 70. Ok, ci mettiamo sotto la porta, guardiamo proprio il portiere face to face, che no, le possibilità di non segnare dovrebbero essere inesistenti. Se mi para, se me la para, è chapeau, cioè è andata proprio. Ok. Face to face. Trottola sul campo, mo critta pure lui e la para, non critta e la para, 10% ma la para. Si aprono le scommesse. La parerà? Non la parerà? Non è in full power, eh? Non è in full power. Quando arriva quello, solo quello. Partita scammata, cioè non è che è stata bruciata, questa è scammata. Questa è stata proprio partita scammata, scammatissima. Non ho mai visto uno schifo così grande. Partita scammata da sotto le mani. GG. Sarà per la prossima. Fa niente, ne abbiamo vinte due. E una è andata come doveva andare. E una è andata come doveva andare. Che ci vogliamo fare? Rob è pari. Vabbè, Rob è il mio compleanno. Stavolta si è sbloccato per il mio compleanno. Guarda là, va. Guarda là, va. Ha buttato tutti quanti. Ha buttato Alessio che guadagna 3.000 euro al mese. L'ha buttato Sab. Guarda là, Ghighiottino l'ha buttato Sab. Guarda là, va. Rob. Dove sta la perbottina? Rob oggi si è aperto. Cazzo sta la perbottina? Rob si è aperto. Ha aperto i rubinetti solo perché oggi è il mio compleanno e sono triste. Luchetto! Olanda サッカー に泥は塗らせん。ecco. Ragazzi, Rob. Olanda サッカー に泥は塗らせん。Alessio è meritevole di sub per me, perché una persona che guadagna 3.000 euro al mese la sub se la poteva fare da solo. Però vabbè. Allora, ma è stato un peccato però sta partita, gli ha rubata proprio, sai che significa rubata proprio in maniera ridicola, cioè io non segno, lui mi segna, ma che pena, male che già ne ho vinte due da quando ho aperto la live, perché sennò già stavo rosicando come un cammello, vabbè non fa niente, capita, si ringrazia Robito, ciao Bito, grazie! C'ho solo sta Peroni grande perché ho detto è l'ultima che avevo preso, anche perché non ho intenzione di fare la summer di ubriachezza, ho intenzione di rimanere sobrio, sobrio e brio. E quindi sì. Quindi ho preso, tengo solo questa qua e finisce questa, oh, il gioco. Finisce questa, finiscono le birre. Niente, chiudiamo e riapriamo, eh. No, ma non funziona più. Mo scammo le sabbie e devo chiudere tutto. Ce la famo? Anche se bere tutta questa qua, penso che mi stenda stasera. Grazie. Questa
sì, queste due prove d'amore mi... Ok. Meglio. Yeah, ma era tutta una striscia positiva, mi ha negativizzato proprio male. Finivo, Superstar 4, è tutto muy happy. Mi ha negativizzato proprio male, ma che... Shit. Meno, non ho visto 37. E che Macedonia, vai, io contro questa mi stava bene perdere. Che Macedonia, vai, vai. E vai, la Macedonia. Ah, era meglio conservarsi la sconfitta per un team così. Anche perché il team così non lo ripiglio. Cioè, nel senso, non lo ripiglio nel senso che non lo vinco, non nel senso che non lo ripiglio che non ne becco un altro. Anche perché attualmente stanno giocando solo e soltanto loro. Cioè, in questo momento esatto, io sono la bandiera portante di Dream Team. Angelo, fai passare il 10 maggio, non fa niente. Cioè, nel senso, fai passare un'altra mezz'ora, non fa niente. Ok. Allora, ce la famo a segnare con Yuga a volo? Non penso perché sto troppo sul 37 di debuff. Sto troppo sotto di debuff, purtroppo. Quindi, stando così sotto di debuff, non penso di riuscire. Anche se la mia se l'ha infilata verso dentro che verso avanti. Non penso. Onesto proprio. Sto troppo sotto di debuff. Era meglio se correvo in tondo al posto di provare a segnare. Sta attitudine. E sta prepotenza di provare per forza a segnare un giorno mi faranno secco. Però non ha senso provare. Vabbè, comunque 72 contro 53. 5,20 contro 4,80, 4,70. Quant'era? Non mi dovrebbe mai bloccare. Ora mi blocca. Sciapona, critico oro. Va bene, ok. Allora, le stats c'è una... Ok, grazie, Shami! È entrato, liscio! Pulito, stai, ma che succede? Liscio, pulito, ma che succede? Non è una mia live, ma che è successo? È entrato liscio, pulito, che è successo? Ok. Giro palla Michael Roberto Danese. Dio, non era male. Giro palla. Senti, io per paura faccio così. Per paura. E mi assurdo. Vabbè, ora se la alza e segna. Va bene, non ci puoi fare. Poc! Ci puoi fare niente, non ci puoi fare niente. Hanno puntato il carretto debole. Bella! Ishizaki, uomo vero! Salva tutti dalla morte. Senti, fammi mettere gli occhiali che sennò mi supero. Cioè, mi prendo la palla, ma poi critico. Sì, no, no, sì, figurati, era tutto prestabilito e precalcolato. E che ca... no, no, sì, no, no, era tutto calcolato, il critico oro, tutto calcolato, Sì, il full power l'ha attivato, 68 contro 67, critico oro segna, se era critico argento non segnava. vabbè, quando le cose sono scritte, cioè io mi devo applicare a fare l'azione dritta che coincide con Saturno, con Nettuno, con lui si butta, tira, oh, gol, gol segnato, no, vabbè, questa è stata regalata,
Questa è stata regalata. Questa, qua non posso dire niente. Qua è stata regalata. Qua errore mio. Qua è stata regalata. Tanto basta che la che fa superare un pochino del fatto. Qua è stata regalata. Qua devo essere sincero, regalata. Regalo di Natale. A chi la sta passando? A Roberto. What the fuck? Allora, sto cercando di trovare una logica in queste giocate. Solo che in queste giocate sono così piene di no sense. Ok. Va bene, no, figurati. Ok. 62 contro 65, 5 e 25 contro 5 e 56. Quindi sono sopra di 3K e sono sopra di 30 di momentum. Ora magicamente mi segna, aspetta. 73%, caricamento istantaneo. Certo, fammi il caricamento mentre devo fare l'azione. No, no, ti prego. Non me lo puoi fare tutto. Mi puoi sbloccare. È finito. Cioè, ma tu mi hai fatto sto caricamento infinito. Ma che cazzo. È finito, è 43esimo. GG. 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 Eh beh. Ok. Ma un po' shish. Però ok, no, va bene. Allora, mi devo scudare. Direi che mi devo scudare, ok. Lui non si può scudare, oddio, anche se si scuda, capirai. Mi sento un po' violato ingiustamente, perché sto gol che ho preso me lo sento un po' ingiusto sulla pelle. Però che gli vuoi dire? Cioè, fa parte del gioco. Che gli vuoi dire? Fa parte del gioco. Ok. 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 E dovrei scudare 30. Quindi 30 contro 37. Lui c'ha 1, 2, 3, quindi c'ha. In realtà sto giocando contro un 44 di bond. Mentre io sto giocando almeno di 44. Cioè, alla fine, anche se io sono tutto scudato, lui comunque bonda più di me. Capi qual è la cosa che io non riesco a capire con la club? Cioè, che la club ha fatto una formazione debuff che in realtà bonda più delle bond a massimale netto. Ma tu, allora, anche se tu provi a capirla, no, sta compagnia, non la capirai mai. Cioè, è la prima volta che io vedo, la prima volta nella mia vita, che io vedo una formazione debuff che anche se ti scudi al massimale delle tue possibilità riesce a debuffarti di più di quanto tu possa... Vabbè. Non riesco, vi giuro, non riesco a capire. C'è qualcosa in me che non worka. Non riesco a capire, però così è. Cioè, lui nonostante sia debuffato a cesso, sia debuffato a merda, sia debuffato a quello. Io ho cliccato tiro 8 volte, ma vabbè. Nonostante sia debuffato a merda, nonostante sia debuffato a tutto quello che vuoi tu. Grazie mille, Angelou. Non ti preoccupare. Te l'avevo detto, appena scattava a mezzanotte. Non è vero. Non è scattata a mezzanotte. Grazie mille. È sbagliatissimo. Cioè, tu stai parlando di una formazione debuff che riesce ad outplayarti in bond anche se tu ti sei scudato tutto.
Cioè, io non l'ho mai vista una cosa, ve lo giuro, non l'ho mai vista una cosa del genere. In 5 anni, 6 anni, quanto siamo noi? Siamo 7, non lo so, ho perso il conto. In tutti gli anni a cui gioca Tsubasa, io non ho mai visto una cosa del genere. Non ho mai visto che Bonda 46. Cioè, lui Bonda più di me. Un altro poco. No, non Bonda più di me, ma Bonda più di me un altro poco. Ed è full debuff. Cioè, è straordinaria come cosa. Cioè, io gli sono sopra di qualche bondino. Ma qualche bondino. Non che gli sono sopra. Gli sono sopra di qualche bondino. Cioè, fa anche riflettere, eh. Sono sopra di qualche bondino. Ah, ok. Mai matchato Matteo 1 contro 1. Prima volta in assoluto. Anche perché di solito lo tengono come birillo fermo nel campo a fare la droga. Ok. Ho un'idea. Non so se funzionerà, ma l'idea ce l'ho. Quindi faccio così, mi butto nella sua area, me la alzo per Misaki, mi porto Misaki dentro, Sky Alpha. Sì, si è rotta un po' la stanghetta qua, quindi è un po' complicatic. Ok, stavo dicendo, mi porto Misaki dentro, Sky Alpha. E niente. Mi porto Misaki dentro, Sky Alpha e niente. Solo che dalla linea un po'. Dalla linea un po'. Puzza un po' di merda dalla linea. Oddio, sarei potuto scendere. Perché non ho messo il balenante di Raichu. Dico sempre lo devo mettere e poi non lo metto. Ok. Se mettevo il balenante di Raichu, GG. Se mettevo il balenante di Raichu, potevo scendere a terra e potevo andare fino e dentro la porta e poi tirare col balenante. Che poi il balenante è fighissimo. Nonché skill vecchissima del dopoguerra. Ma il balenante è figo. Cioè il balenante è proprio figo figo figo. Però il balenante è una skill veramente molto molto vecchia. Mi ricordo che all'inizio appena uscì io dicevo, wow, che cazzo di figata. Che poi usavi il balenante e ti morivano tutti. Cioè nel momento stesso in cui tu usavi il balenante di Raichu, tutte le tue carte morivano. Logicamente per stamina. Fuck. Guarda là. Ok. Che peccato se tiravo. Vabbè, che dico, ok. Nessun autocat sulla strada che mi voglia fare st'onore, no, eh? Roberto. Lui è in full power, io no. La realtà è che se Roberto si avvicina, che io sono in full power, non sono in full power. Di qua, di là, Roberto non se ne sbatte manco i coglioni. Però ok. Non ho visto il mio Roberto dov'è, ma dovrebbe essere sulla fascia da nessuna parte. E gliel'ho regalata, raga. Cioè, non ho visto dove stavano i miei. È stata un'azione così. È stata un'azione così inaspettata che non ci ho pensato. Ok, qua ci avevo pensato, però ok, l'RNG mi ha salvato. Ok, 40. GG, Angelu, ce l'abbiamo fatta. Dai, ma già eri abbonato. Già quando ti esce la faccina di Michael vicino significa che sei abbonato. Oddio, significa che sei abbonato. Detto in questo contesto specifico, orrendo detto così. Però significa che sei abbonato. Naboli vince. Allo sto mese. È il mese dove psicologicamente sto soffrendo di più il ranking. Perché è un mese che non ha.
non dà soddisfazione, è randomico, c'è la vittoria, la sconfitta, è tutto randomico, un mese di random, un mese che non... Boh, giochi, ok, vinci, perdi, cioè becchi questo che esempio, teneva un ottimo team, vinci, becchi l'altro che aveva un team scrauso, perdi. Cazzo, hanno giocato un sacco. LOL, quanto cazzo hanno giocato oggi? What the fuck? Cioè, io oggi l'ho fatto un cap. Ma che cazzo stai dicendo? Hanno giocato come bisce impazzite. Ma che cazzo? Ma perché oggi poi? Pronostico di fine mese è impossibile dirlo, perché tu ti aspettavi mai Margas. Cioè veramente, ma tra tutte le possibilità che ti venivano nella testa, no? Tutti i tuoi 10.000 scenari, sai, Dream Collection, esce, che poi si pensava che uscisse Ramos. Tra tutte le possibilità ti aspettavi mai Margas. Margas con la maglietta Germania 2002, ma che cazzo? Ma da dove è uscito, boh? Oh, comunque... Non, ormai sono diventati imprevedibili, anche perché non capisci mai dove vogliono andare a parare. Cioè veramente è impossibile riuscire a capire dove vogliono andare a parare. Non si capisce mai dove vogliono andare a parare. Iniziano una cosa, poi l'abbandonano. In questo caso la stanno rendendo ultra OP, altre volte invece no, non sanno neanche loro. Cioè loro iniziano un percorso, però delle volte lo rendono stra OP, altre volte lo abbandonano per la strada. Sanno manco loro quello che vogliono fare. No, per me fa stranissimo, cioè io ero sopra di un K di punti, cioè un K di punti nel senso, io mi calco ero a, mi mancavano 2800 punti per arrivare, hanno fatto un K di punti mentre c'è stata la partita del Milan. No, un altro ancora, che palle, basta con ste euro debuff. 52. Dai, amo, da esempio stupido, no? Da questa come ti scusi? Cioè, con tutto l'amore di Cristo, come gioco? 52 di debuff. Come me la giro? Mo non è abilità, bravura. Come te la giri? Cioè, come fai a difenderti da un 52 di debuff? Io chiedo per un amico, come mi difendo da un 52 di debuff? Non mi difendo. Anche perché nel secondo tempo io mi scudo di 30, ok? Quindi lui mi va a togliere altro 20 e passa, ok? Lui comunque, grazie bonus che c'è in campo, bonda di un altro 10 in più. Quindi alla fine finisce così. Che lui attualmente bonda 24 con gli europei che bonderanno 34. Io con il suo debuff bonderò 34 pure io netti. Meno. Tanto di 1-2 me li passa tutti. Cioè lui basta e continua a fare. Ah no, di 1-2 non è vero, perché non è l'1-2 forte, ok? Ok, presa, penso. No. E vabbè, è che poi perché c'è. Dimmi tu come la vuoi parare, eh? Non ce l'ho un tiro, non mi sono ammorbidito, mi sono scemunito. Cioè, scemunito no, ammorbidito sì. Mamma. Thank you.
Peccato aver regalato palla così. Sì, qua ho sbagliato, qua ho sbagliato, qua ho sbagliato, qua ho sbagliato, qua ho regalato proprio il pallone, l'ho dato proprio... buttato alle ortiche. Ok, palla per... dietro Roberto, pure farebbe un figurone con Roberto. No, Roberto che la dà... pure quello sarebbe buono. Oddio, qualsiasi cosa fa va bene. Tanto comunque mi sono salvato. Fare prima a chiuderla, onestamente. A chiudere e riaprire. È inutile fare sto match. Cioè, proprio perché ti vuoi far del male. Ok. Nel secondo tempo non... critico senza full power. Roma, tu vedi, allora è bisogno di un terapista vicino che ti aiuta psicologicamente in ogni... Ok. Ma io provo un'azione, se ti riesco a segnare continuo sono quitto. Dai, facciamola breve. Che non c'è molto da... ho sbagliato. Prendo le mie colpe. Non trovavo Roberto sulla mappa. Ma è bello. Può capitare che i giocatori scappano. Allora, non trovavo Roberto sulla mappa e ho cannato. Questa è la realtà. Ok. Quindi diamo boost un po' a tutti. Ok. Ok. Ok, qua però nasce un problema gigante come una capra. Che questo è autocut, quindi la palla non riesce ad arrivare da qua a là. Quindi non riesco a boostare Yuga come voglio boostare io Yuga. Anche là c'è l'autocut. Senti, ho la Paola spacca. Al massimo la quitto e ne faccio un'altra. Senza ammazzarci troppo l'anima, anche perché... È entrato di cattiveria. Allora, non posso superare tutti e due. Cioè, Chester forse anche sì. Il problema è qua, Roberto Carlos. Senti, proviamo a fare una mega bastardata, una mega... ma non c'ho comunque le hotline. Pure nel caso che ci riusci... anche nel caso in cui riuscissi a farlo. Ok. Non avendo le hotline attive, non riesco a segnare Gino. Quindi è comunque inutile quello che sto facendo, capito? Cioè, ormai giocando sti giorni ho capito che se la partita ti va storta, quittala, ne inizi un'altra, risparmi di tempo, di salute mentale e di tutto il resto appreso. Ma veramente, io che sono quello là che dice non quittare mai, ora ho capito che se quitti risparmi di salute mentale, cioè sta partita sta scritto proprio con i tabelloni, no, non la puoi vincere. Allora tu la quitti, ne inizi un'altra, non fa niente, chapeau. Tu fai tac, chiudi senza sofferenza. Tac, chiudi. Tanto non sarebbe andata diversamente. Tac, chiudi e inizi in altro. Non fa niente. È andato. Può capitare. A volte ne vinci 8 di fila. Certo, se ne perdi 3 di fila che scatta l'ictus. Però non fa niente. Se ne recupera un altro. Che vuoi fare? Però mi hanno stupito perché stavo a filo con il ranking e all'improvviso hanno messo, cioè almeno oggi hanno messo la marcia, hanno iniziato a correre. Problematic. Ok, la partita è persa, ti ringrazio.
Sapevo di questo. Di questa. Ah, domani devo fare pure la coppa. Sapevo di questo avvenimento. Non troppo felice da parte mia, ma. Ok. Se magari non mi dai una euro de buff, te ne sei. Cioè, una partita giocabile. Mi dai una partita giocabile, quindi non una euro de buff che mi devo rompere con gli. Sarebbe simpatico. Se, non per forza, non è che meglio se ti sto costringendo. Se ti va, potresti darmi una euro. Non de. Se ti va. Poi può essere pure che non ti va e quindi sti grampini. Però se. Però è giocabile sto gioco, Cristo di. Ok, va bene. Se c'ha. No, sì. No, ma il problema fosse solo quello. Dai, guarda la qualità dei team che mi sto trovando. Cioè, guarda i team proprio che mi sto trovando contro. Cioè, hai notato? Cioè, questo c'ha Michael. L'unica differenza. Ma nel contesto sono tutti uguali. Cioè, tu devi matchare e devi sperare che non beccherai un'altra volta la euro. La euro verde. Cioè, la euro. Per forza voglio dire verde, non so perché. Non beccherai di nuovo la euro, capito? La euro debuff è. Ecco il problema che vuoi far finta che non esiste, però esiste. Anche se io da qua tirerei, no? Ma vediamo. Su tutti, stanno giocando tutti così. Dio, c'è l'orario in cui ti gira bene, non le becchi, c'è l'orario in cui ci sono solo quelle. Io però non mi sto guardando il campo. La cosa che sto sbagliando è che non sto guardando il campo. Quindi poi non so dove sono i miei all'effettivo. Ok, Michael, questo qua. Che tutti avete trash talkato in una maniera incredibile. In realtà nella sua area ha delle statistiche. Ma anche fuori, non so dove l'avete visto debole. Mi piacerebbe capirlo. Però sì, vabbè, anche vero che ora parliamo di un team ultra debuffato contro un team che gioca buffato. Quindi parliamo di due realtà diverse. Però è un po' bruttarella. Questa mamma mi devono fare la nottata a recuperare le partite. Vabbè, già ho capito. E guarda, mi pento di quello che sto dicendo, ma la latina dei buff era più equilibrata di. Almeno la latina dei buff era 30. Massimo, cioè 30 massimo, di cui nel secondo tempo, se giocavi bene, eri scudabile. Quindi. Quanto tanto, su per giù, quel 30, quanto tanto, in una maniera tutta sua, era riprendibile nel secondo, non dico nel primo, ma nel secondo tempo. Qua di riprendibile non c'è niente, cioè qua pure tutto scudato, comunque non ti riprendi. Ed è gol. E non puoi fare niente. Non puoi fare niente. Non puoi fare niente proprio. Cioè io attivo il full power per farvi dire che mi sto applicando, ma. Vabbè, sono andato in live. Cioè, sono entrato in live, ho fatto dei punti e poi li sto perdendo quelli là che ho fatto perché sembrerebbe brutto verso il popolo. Senti, non. Mi sta venendo voglia di chiudere tutto. Io lo vedevo più là. L'ho fatto più giù. Non ho capito come ha fatto. Ma è andata come serviva a lui. Quindi GG. È la seconda volta che mi faccio fare sul coso. Mi sa che questa è terza persa.
ho fatto, se non mi sbaglio, due vinte. Se faccio tre perse, vado sotto io. Che devo fare? Le recupererò comodamente da casa mia. Ok, più che il bottone resa, il trucco è giocare dilazionato. Il trucco è giocare a sfrattoni. Perché se tipo io faccio una partita alle 10 di mattina, esempio subito, alle 10 di mattina, anche se la perdo, anche se dovessi perderla qualcosa, 2 ore dopo il tilt mi è passato. Se invece gioco in continuazione, vedi le prime partite esisto, cioè l'ebbrio di non hai giocato, poi dopo che ti passa l'ebbrio, come si dice a Napoli, passa la festa, passa il santo, ed è realmente così, passa la festa, passa il santo, cioè dopo che provi, dopo l'ebbrio iniziale Io sono andato a matcharmi Radunga così, di intelligenza, perché io sono una persona intelligente, a me nella vita mi hanno dato l'intelligenza, io sono andato da solo io a matcharmi Radunga, che è l'unico che mi blocca. Perché io sono una persona intelligente. Ma non ho capito Semis. Vabbè. Cioè il nome è TMT, è come Emis, però c'è la sigla giapponese. Che cazzo so. Allora, ho iniziato io, mi pare. Sì, e poi ho preso 8 palloni. Boh, non lo so, non mi ricordo manco più. No, ha iniziato lui con Michael. Ok, io mi devo scudare. Ragioniamo, lui debuffa 50. Ok, io mi scudo di 30. Ma che devo ragionare, sinceramente. Ma che devo ragionare? Che cosa c'è da ragionare? Cioè, ditemi cosa devo ragionare, io ci ragiono, ma cosa c'è da ragionare? Mi dite cosa devo ragionare. Allora, facciamo un cambio. No, in realtà con tutto scudato, Yuga dovrebbe reggere, tutto scudato. Tutto scudato. 30, ok. Quindi la mia azione dovrebbe essere praticamente vai qua, cammina qua, passa la palla a Yuga qua, Yuga la segna. Cioè questo dovrebbe essere tutto l'ambaravance 5 con. Non posso mettere Nitta perché lui c'ha sigillo delle abilità, quindi mi fotterebbe nel culo. L'errore più grande è non portarsi. E non portarsi Ino, l'errore più grande. Sì, probabilmente un errore è non portarsi Ino, perché Ino qua potrebbe svolgere il lavoro di metà di loro senza problemi proprio. Forse l'errore più grande da parte mia è non portarmi Ino con me. Vabbè, comunque. Oh, oggi che ho detto ho fatto una fraccata di punti. Doveva succedere. Quando dici, quando te la chiami. Ho sbagliato. Non so se qualcuno se ne è accorto. Ma io ho sbagliato. Ok. Faremo finta che non è così. Ok, cioè, l'azione non doveva essere questa. Ok. Un po' lunghetta e senza hotline dubito di segnare. Ok, allora io attualmente sto con 20 di bonus. Ti scendo a terra, il tiro da terra è più d'impatto.
È più buggato, cioè non è che è più d'impatto, è più buggato. Ok. Ok. Lui invece sta a 30. Cioè, ma c'è proprio un gap, capito? Cioè, c'è un gap proprio di numerico. Non è che c'è un gap che tu dici, vabbè, ma c'è proprio un gap numerico su cui non puoi fare niente. No, dai, vabbè, ciao. Un gap numerico su cui non puoi fare un... Ma non lo so, vuoi anche 5 centesimi al bar? C'è un gap proprio di numero in cui non puoi fare niente. Non ho... Eh sì, ma io... Ok. Vabbè, senti, io non sto guardando, perché non... basta, non... Comunque, ragazzi, è mezzanotte, quindi auguri a me e il mio onomastico. No, è veramente il mio onomastico, non sto scherzando. È il mio onomastico, quindi auguri... auguri a me... No, beh, sto giocando la merda, bro. Ma non è che sto giocando la merda, bro, è che mi vedo surclassato, capito? Mi vedo distrutto, cioè mi vedo che per quanto tu ti possa sforzare, stai comunque giocando con 10 di bond sotto. Cioè, non è che tu dici sto giocando con 1 di bond, sto giocando con 10 di bond sotto. Con i cessi, perché poi devo tenere qua a centrocampo persone per riuscire a mantenere. Sto giocando con 10 bond sotto per riuscire a mantenere. Non lo trovo. No, che non lo trovo corretto. Perché non lo trovo corretto. Non significa niente. Non lo trovo. Lo trovo shubuwe. Solo che ho perso una fraccata, cioè una fraccata no, perché tre partite, oddio, si recuperano, non saranno quelle di certo di uccidere. Però ho perso dei punti a gratis che potevo tranquillamente evitare di perdermi, quello sì. Vabbè, non fa niente, l'abbiamo presa per fare due chiacchiere, non prendiamola troppo a male, non fa niente. Siamo solo al 10 del mese, tutto si recupera, non è quello il problema. Ho recuperato 10 punti di scarto, vuol dire che non recupero 4K e qualcosa. 3K, quanti su? Ok. Ok. Ah, ma sto al 40esimo, ho perso il primo. Ok, dai, con Roberto che gli dà l'hotline, Yuga va. Vabbè, delle volte mi perdo proprio su sta cosa. Olè. E Yuga non è andato. Ah, Gesù. Ok. GG. Ragazzi, allora 10 di bond è tanto. Era 3, 4, 5, 6, 7. O era che tu dicevi, vabbè, ma tu non riesci a scudarti. Cioè, io mi scudo perfettamente, ok? Lui riesce comunque a stare sopra di 10. Non è che tu dici 2, 3, 4, 5, 6, 10 di bond. 10 di bond è un sacco. È veramente tanto. 10 di bond è veramente un sacco. Quindi sì, ma no. 10 di bond è un casino. 10 di bond è veramente un casino.
Fammi capire se che cazzo ho combinato. Cioè, ero partito una favola sta live. Poi mi so, all'improvviso mi sono perso. Appena aperto il birrio, mi sono perso. Fammi capire un attimo che ho combinato. Appena aperto il birrio, distruzione. Sconfitta, abbandonata. Vittoria, sconfitta. Ah no, no, aspetta, aspetta. 5 ore fa. No, allora il live ho fatto una vittoria, una sconfitta, due vittorie. Sto sotto di una. Dovrei fare una vittoria per pareggiare. Cioè, per pareggiare quello che stavo prima, praticamente, sì. Perché una vittoria. Vittoria. Sconfitta, sconfitta, 3 sconfitte, 2 vittorie. Ma avevo iniziato così bene. Facciamo sta vittoria. Facciamo sta vittoria e chiudiamo in. Chiudiamo in Serenity. Facciamo sta vittoria. Applichiamoci. Focus, full focus per fare la vittoria. E chiudiamo in felicità. Poi domani si vede. Anche se domani devo fare la coppa. Vabbè, comunque domani si vede. Domani cerchiamo di mantenere. Di mantenere il ranking piano piano. Il problema poi è, cioè, venerdì se Rob vuole pullare Margus, il problema è che ci manca Michael. Non lo so, so solo che il ranking così, beccando solo questi qua, è scomplicatic. Devi giocarle tutte quante in maniera perfetta. Se una cosina ti va storta, is over now. Senti, abbiamo fatto tutti i match che ho fatto. Ho beccato su 5 match, ho beccato 4 euro debuff. Una non euro debuff, la riesco a beccare? Ok, ce l'ho fatta. Ma Giuno non è quello là che è il bot sempre? No, non è il bot, ok. Una sola non è una sola non euro. Non ti sto chiedendo tanto dall'esistenza. Anche perché oggi, cioè, ormai me ricordo tutta a memoria. È una maledizione. Ok. Non l'ho mai provato a passare quel. Oddio, non mi dà delle belle vibes su sto team. Anzi, mi dà delle cattive vibes. Vediamo un po'. Mazzo contro mazzo. Pogne. Ma faccio così perché se. Ok. Sì. Ok. Easy sereno. Palla Tsubasa. Ok. Su base in avanti. Vabbè. Ok, no, no, sì. Fa parte del gioco. Sì, peccato che io non c'ho più su base per fare su base in avanti. Vabbè, io corro sulla fascia. Tu mi dici, io faccio, tranquillo, sereno. Tu mi dici. Vuoi correre? Va bene, fallo pure. Vuoi correre alla velocità della luce? Va bene, fallo. Vuoi correre ancora di più? Va bene, fallo pure. Però se poi dici che sono io che ti ho costretto a correre, insomma. Senti, questo dovrebbe essere gol. Non mi sono ancora abituato troppo a Yuga. Alla fine è solo qualche giorno che lo, una settimanella che lo gioco, non lo so. Devo essere più lucido e vedere qualcuno che mi dava più possibilità. Sono stato troppo cinico. Ha ha ha.
lo so. Oh! Oddio, non l'ho capito. No, non ho capito la... Entri live, se mi fai vincere questa qua, gentilmente, così chiudo sto cerchio di tristezza, grazie. Vai, Shizaki, credo in te. Ok, ce la possiamo ancora fare, Krio, questo è per te. Questo è per te che hai sempre creduto in me. Andiamo, Krio! Oddio. Non andiamo da nessuna parte, Krio, aspetta! Ok, Krio, aspetta ancora! Non ti muovere! Non ti muovere, Krio! Porco Dio! Krio, non ti muovere! Penso che mi prende. No. Krio, non ti muovere. Eh sì, perché ora così. Vabbè, vabbè, raga, non è possibile. Tutta la. Tutto, è la quella. Che cos'è? Quante partite sono che stanno andando? Non è possibile. Ma una volta, ok. E due volte più o meno. E sei volte. Che Gesù Cristo. Roberto blocca due intercetti, quindi lo devi fare per forza. Cioè non è questione di volere, potere. Roberto è così. Hanno creato questo nuovo mostro parallelo che blocca due intercetti, quindi devi girare con tre, con tre. Forzato, non è decisione. Non è una cosa che tu dici, ah vabbè non mi fa più. No, forzato, cioè tu devi girare con tre. Perché mamma che lab così ha deciso. Mamma che lab ha deciso che ne deve fermare 3, quindi tu devi girare con 3. Mi piacerebbe non dare la colpa a Kelab, ma è colpa di Kelab. Sì, Kelab ha deciso che tu devi girare con 3. Ebbene sì. Kelab ha deciso che Roberto al 100% te ne blocca 2. Quindi... La matematica non è un'opinione, devi girare con 3. Eh sì. Cioè, oddio, almeno che non mi sto flashando di 80, ma che la mia memoria ricordi. Ha invertito i ruoli, hai capito? Un uomo di merda. Che schifo. Bah, vabbè. Allora, io ora faccio passare avanti, aspetta. Ok, Alessa, però così sembri... No, che sta invecchiando. Vabbè, ah, non. Vabbè, non so che fare, è onesto. Tanto, qualsiasi azione provo mi viene fermata. Che cazzo, che devo fare? Ah, ma ditemi voi che devo fare, perché io non lo so. Cioè, lui magari ora arriva a fare un tiro e segna. GG, ho sbagliato. Cioè, almeno io ho sbagliato, però, capito? Io ho sbagliato. Io, porco Dio, se mi prendo il gol è perché ho sbagliato, no? Perché a cazzo di cane mi arriva il gol. Ok.
Mamma mia. Dai, pareggiamo, ripareggiamo, ritorniamo su 3 vittorie e 3 sconfitte come se non avessi mai fatto la live. Che non è una bella cosa da dire. Come se non avessi mai fatto la live, ho buttato 2 ore nel cesso. 1 ora e 22. No, non è un membro della nuova generazione. È già calcolato come più avanti. Anche se ti dirò, non è che sto la foga Blue Lock è un po' caduta. Se mi para pure questo, Cri, fammi la cortesia, vai a dare un bacio a Coach Plati, perché c'è qualcosa che non va. Ed è tra di voi. La parte bella è che io dopo devo giocare per forza, perché ho detto vabbè, mo vabbè, lasciamo stare. No, vabbè, no, è impossibile, eh. Cioè, io al primo tiro prendo gol, ne faccio 600 ma non segno. Ma al primo tiro io prendo gol. La parte bella è che ho finito pure la stamina, capito? Cioè non è che tu dici vabbè figa stasera non fa niente. Ho finito anche la stamina. Ok, qua mi ha preso, è legittimo, mi ha preso. Questa non l'ho capita, però ok. Allora, io butterei Yuga in avanti, cioè fare con il passaggio buttare Yuga in avanti. Sincerissimo, fare quello, però. Ah, Gesù Cristo, no, vabbè, raga, ma Siamo ai limiti, è uno scherzo, siamo ai limiti, siamo ai limiti dello scherzo, è uno scherzo, siamo ai limiti, non è possibile, siamo ai limiti, è uno scherzo, siamo ai limiti, dai, se io sto al limite del nervosismo. Palla da Kai, logicamente che Kai sta dall'altra parte dell'universo, ma ok. Questo mi fa un tiro storto e segna. Questo mi fa un tiro storto a cazzo di cane e segna. Io perdo la partita. Riesco alla brodo di giù. Ah, non ho mai pensato che saremmo arrivati a sti momenti, a ste cose, mamma, proprio mai. No! 0, 20. Sulla base dico. Certo, autocut di faccia non pervenuto. Parlo neanche, sì.
Raga, ma state scherzando? Stiamo scherzando? È uno scherzo! Devo sperare che matcho Michael e non Tsubasa. Cioè, la speranza è quella. No. Ok. Ok. Va bene. Non so onestamente cosa sto... Cioè, se ti devo dire che io onestamente so cosa sto... Io non so cosa sto vedendo. Mi piacerebbe dirti che so cosa sto vedendo. No, non lo so. Dice... Che devo dire? Cioè, Rai, che tipo, cosa posso... Che parole posso trovare? GG. Non so manco io come buttarla in modi dolci. Cioè, tu pensi a un'intera partita soggiogata da percentuali che non sono neanche il 30, soggiogate da percentuali minime. Io mi darei una... non lo so, io mi darei una mazza sui denti solo io. Mo ma vado in matchup, rischio di beccare le famose euro debuff che mi stanno trivellando il cazzo da... Ma mi vuoi dare un bot? Giusto per pareggio, ma... No, il bot no, i bot non esistono più. I bot sono stati eliminati dal... Una live di un'ora sta diventando una live di una vita. Deve essere la live di un'ora. Ok. Deve essere una live di un'oretta, così chilling. Sta diventando un massacro. Non voglio manco vedere che cosa sei, che cosa fai, se parli. RNG King. Ok, sembri veramente mi sembri malconcio. Veramente sembra la cosa che Gesù dice: ti prego, questa almeno la devi vincere. Questa veramente sembra la preghiera di Gesù verso di me, che dice: ti prego, almeno questa fai, cioè non puoi perdere questa. Sembra. Ma come è possibile? Ma è bello perché oggi ancora non avevo persa una, no? Al di fuori di... cioè, non avevo persa una. Quindi stavo
Stavo ancora nella scillanza di. Nella mia scillanza, capito? Non avevo ancora persa una, stavo tranquillissimo. Però non ho capito. Ok, non ti ho mai visto, te giuro, è la prima volta che ti vedo in campo. È la prima volta in assoluto, non ti ho mai visto in campo. 59.000, quindi 60 contro 70, 78. Sì, Alessandro, ma dubito che lo faranno vedere troppo oltre quello, Loki. E poi onestamente non è che mi dà tutte queste vibes positive. No, ma non positive, positive è sbagliata come parola. Diciamo che mi interessa più di tutti gli altri che di lui. Ah, mettiamola un po' così, più making more sense. Diciamo che attualmente è quello che mi interessa di meno. Ho provato pure a dare un'altra chance al gioco, sono entrato su coso là, su Blue Lock, ma vabbè, il gioco è sempre in uno status bruttarello. E mi è uscito Bakira, la nuova versione di Bakira, che non utilizzerò mai, però mi è uscita la nuova versione di Bakira. Facciamo finta che. Senti, io faccio così. Do la palla all'indietro. Coso si busta. Lo dovrei aprire tipo all'80%. Non voglio essere troppo cafone, ma tipo all'80% lo dovrei aprire. Facciamo finta che stasera non ho avuto tempo per fare la live e andiamo a dormire tutti con. Cioè, vado a dormire, non è vero, dopo le 10 di dire. Vabbè, comunque vado a semi dormire contento. Poi domani è un altro giorno, domani se ne parla, però ok. Fa niente, oggi era il mio compleanno, facciamo finta che oggi sono rimasto un po' dietro. Ameno. Ni na 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 ni na 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 ameno. Non è che quitti in preda alla disperazione. No, eh. E io ci spero ogni tanto, sai, per la disperazione. No. Ok, vabbè, ah, questo non sta giocando, a posto. O almeno se sta giocando, non lo so, boh. Vabbè, sì. Che vogliamo fare qua? Dimmi. Ok. Diamo Inspire a tutti. L'unico lato positivo di sta storia. Dare Inspire a tutti. Dopodiché la passiamo a Roberto. Oh, comunque Warin è buono, è molto, molto solido come carta, solo che non ha una build, cioè una carta fuori build. Come quando fanno uscire quelle carte su Dragon Ball Legend che dice, però non c'è il team. Stessa cosa, uguale. C'è una carta be molto bella, ma non ha team. Cioè tu mi devi fare. LOL. Tu mi devi. LOL. Mi devi spiegare che senso ha far uscire una carta che però non ha team. Cioè, lui non ha un team suo dove poter giocare reale. Si aggrappa nei team intorno. Peccato, veramente peccato, perché è brutta come storia. Cioè, si deve, il fatto che si debba attaccare ai team intorno per giocare, un po' bruttarella. Però così è. Cioè, si deve attaccare ai team intorno così per giocare. Carta fortissima, eh. Ma si deve attaccare ai team intorno per giocare. Bruttissima come situazione. Storia veramente brutta. Quittato. Chapeau. Perfetto.
Peccato, 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 veramente peccato, raga, perché è una bella carta sistemata bene, fastidiosa, tutto, ma si deve attaccare a altri team per riuscire a giocare. Questo lo crea, gli crea uno scompenso incredibile, il fatto che si debba attaccare ad altri team per riuscire a giocare, altrimenti non può giocare, bla 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 bla, bla, crea una problematica di dimensioni assurde. Allora, ragazzi, per stasera è tutto, anche perché stiamo vedendo che le mie condizioni stanno andando verso il basso e non verso l'alto. Ci becchiamo domani con calma, spero in un qualcosa di migliore di questo, perché mamma mia, stasera abbiamo fatto proprio cacare al nastro. Grazie a todos per il supporto, grazie per essere stati qui. Ci becchiamo domani con calma, pian piano stiamo sopravvivendo, finché non arriva questo anniversario stiamo sopravvivendo, ce la stiamo facendo, piano piano e con calma. E vi ricordo che comunque ora è il mio onomastico, quindi non, i festeggiamenti non sono finiti. Mi raccomando. Un bacione e ci becchiamo domani.